Forse andiamo aperto un negozio di parrucchieria. Guardate. Ok, ma chi sarà il nostro cliente? Non lo so. Salve. Benvenuti in questo negozio. No, io non mi faccio assolutamente i capelli che vuoi. Non mi faccio assolutamente. Non me li fa. E quindi oggi andiamo aperto un negozio di parrucchieria. Guardate. Ovviamente non posso avere un negozio da solo, serve un assistente. Vi presento il mio assistente. 1, 2, 3. Melanie! Ciao a tutti, lei è Melanie. Ricominciamo da capo. Lei è Melanie. E lei è Ilari. E quindi iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, so. L'abbiamo aperta oggi, oggi ci sarà sicuramente un cliente. E quale però? Il tuo cagnolino, è vero? Il cagnolino. Non è un cagnolino. È una volpe. È una volpe, la tua volpe. Questo è tutto il nostro negozio e quello che abbiamo è una spazzola di mini. E questa per fare i riccioli. E questa per fare, per togliere i nodi. Poi la piastra. Che foglia? Il ciabolette. Qui è questo ciabolette. E la tinta. Aspetta. Uno mi sono ora vedi un po' i capellini. Tu se lo sai la piastra? No. Io no. Oddio, la bollente. Ma che l'abbiamo aperto a fare il negozio, Ila? Oh, è vero. E tu usi fone? No. E manco io. E tu usi questa? No. E manco io. Tu usi la spazzola? No. E manco io. E tu usi questa? No. E manco io. C'è il nostro negozio, dobbiamo richiudere. Tra poco sarà arrivando un cliente. Che gli diciamo, Mary? Facciamo una prova con Pupazzo? Va bene. Dopo che tra poco arriverà un vero cliente e facciamo se un cagnolino non fosse della faccia, perché guardate la faccia. Facciamo un po' di pratica con lui. Assistente, passami piastra. Come si usa? Si usa così. Ok, un capello bruciato. Sì, cotto. Ila, ma noi non sappiamo proprio fare la parrucchiere. Nemmeno la stai facendo bene. Faccio da quando arriva il cliente. Ecco qua, gli ho bruciato tutti i capelli. Adesso un po' di tinta viola. È vero. Tinta viola. Ok, così per costare. Ilari, sono bussata alla porta. Credo sarà un cliente. Un occhio. Togli quello spazio. Sì, basta! È arrivato un cliente! E sta bussando! Apri! Nascondi! Nascondi le prove! Andiamo un passo! Nascondere! Ok, la vai a aprire la porta al cliente! Apri la porta! Salve! Buongiorno! Benvenuti! Di che negozio parlate? Di parrucchieria. Negozio di parrucchieria? Sì. Tu sei il nostro primo cliente. Sì, tu sarai il nostro cliente. Ma di che cosa parlate, scusatemi? Di quale negozio? Della parrucchieria. Ma io non devo fare i capelli. Ma allora perché sei entrato? Io sono entrato perché, non lo so, ero qua di passaggio. Vabbè, però ormai sei entrato, quindi è ormai troppo tardi. Accomodati. Ma scusate, ma voi siete parrucchiere professionisti almeno? Sì. E dove avete imparato, scusate, quando avete imparato? Da un anno facciamo la parrucchiere, quindi con un pagamento quanto siamo brave. Non so perché ragazze, ma non è che io mi fido molto di voi. Cioè, quindi voi siete parrucchiere professioniste da un anno? Ma io non vi ho mai visto andare in nessun corso di parrucchieria, di parrucchiere, quello che volete voi. Ho fatto un corso di 2 anni. Tu hai fatto un corso di 2 anni di parrucchiere?
Ma io non me ne sono mai accorto. Comunque no, 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 io non me li faccio proprio i capelli con voi. Ormai scordatevelo. Ormai sei entrato. Ma io non sapevo che c'era un negozio qui, scusate. Io non volevo venire qua oggi. Tranquilla, tranquilla. Ma amore, tranquilla, ma non mi vedi che sono maschio? Ma perché tranquilla anche? Aiuto! Posso sapere almeno come mi volete fare i capelli? Certo, con la tinta come siamo. La tinta? Certo. Sono molto belli. E faccio una passata. Piano! Ma posso sapere dove hai fatto il corso almeno? Alle elementari? Ma scusami, ma tu sei mandata alle elementari? Sono 5 anni e vado ancora all'asilo, però ci sono le elementari, alcune volte mi mandano alle elementari, sai? Cioè, quindi tu fai l'asilo ma alcune volte vai alle elementari? Sì. Io non ho capito questa cosa. Oh, stai. E con la tinta ho finito io. Mica avrete intenzione veramente di tagliarmi i capelli? No. Per finta? Ah, ok. Ok, allora mi fido. Ascolta! Allora, assistente. Ma scusi, lei assistente mi sta facendo un po' male. Lei dov'è imparato invece a fare la parrucchiere? Il parrucchiere, ascolta la piastra! Ascolta! Scusa, è così! Ma non è così! In una scuola molto severa è la parrucchieria. Ma che sta dicendo? Non c'è nulla da ridere! Ma che capelli hai fatto? Ma ascolta questa, per favore! Ma Ilari, ma mi scusi, parrucchiere, la piastra va sui capelli, non sulla fronte. No, ma avete scambiato per caso la mia fronte per un hamburger? State facendo un panino del McDonald's che è una piastra? Ma state, ma che cosa fai tu? Ma il fono anche adesso! Anche il fono, basta! Ma mi state bruciando, non sono. Ma mi avete scambiato per fare per una salsiccia? Puzza un po' di salsiccia effettivamente, però non è proprio, sembra una salsiccia. Ma come sto venendo almeno? Benissimo. Ma ho un capello proprio alla moda? Sì, sì. Tipo? Tutti. Tutti no, cosa? Che c'hai un ricciolo. Che cosa? Un ricciolo, cioè la mamma. Un ricciolo? Sì, ti ho fatto la piastra io perché. La piastra che arriccia. Io non volevo venire oggi qua, io stavo andando a casa, volevo tutto pensato di trovare un negozio di parrucchiere all'interno, qui dentro di casa. Capito? Posso sapere poi come avete fatto ad aprire il negozio? Chi vi ha dato le chiavi? Quanto manca ancora per queste mollette, scusatemi. Ma sembro. Adesso chi assomiglio? Adesso. Ah, ad Elsa! Chi sembro? Elsa. Elsa? Let it go! Let it go! Perché mi ero preso un attimo, mi sentivo proprio. Sei bella, sei tutto arcobaleno, sei la principessa arcobaleno. Arcobaleno hai detto? Sì. Oggi piove, il sole c'è, l'arcobaleno è qui per te. Arcobaleno, giallo, rosso, verde, arancio, guarda tutto blu. Ti vuoi sedere? Sì, scusami. Hai detto farfalle? No. Sì, abbiamo detto farfalle. Ci avete detto farfalle? Fermo, fermo. Allora attenta a come parlate, perché prendo e canto subito delle canzoni. Mi raccomando, abbiamo detto non tagliare. Certo, non tagliare. Ok. Tutte e due. Adesso li tagliamo veramente i capelli. Ho sentito proprio tagliare io. No! Scusate, che cosa avete detto quindi? Io ho sentito tagliare. Mangiare. Nuotare. Per caso mi state prendendo in giro? No, lei fa nuoto e
io sono libera, quindi mangio. E che c'entra, scusate? Ma non è che mi volete ingannare e tagliarmi i capelli? Certo. Cosa? Certo. Ehi, la tua assistente vuole tagliarmi i capelli, guarda che te lo dico, eh. Ehi. Assistente, mi passi le forbici? Le forbici? Le forbici, forse? No, no, il forno. Il forno! Oh, ma che vabbè. Forno? Cosa state facendo? Niente! Ah, ok. Perché ridete? Niente! Cosa state facendo? Scusate, un rumore strano? Parrucchiera? Cos'era questo rumore? Era tic tic. Ah. Ah, perché mi tirate la testa e i capelli? Mi stai tirando tutto! Noi avremo finito. Va bene, allora mi posso alzare? Sì, sì. Ok. Non guardare giù. Non guardare giù? Perché ha quella faccia? Però... pagaci, grazie. Sì, ok. Qua, e quanto devo, quanti soldi devo? Aspetta. Ma perché? Ma si paga pure? Certo. Non è che siete proprio parrucchiere professioniste? Un milione di euro? Ma io non ce l'ho un milione di euro, sapete? Vi dico che adesso mi prendo e me ne vado proprio. Ah, guarda il mio testimone. Che fai? Questi qua, che cosa sono? I tuoi capelli. Beh, mi avete tagliato i capelli? Sì. Cosa? Mi avete tagliato i capelli veramente? Sì. Adesso lo sai cosa faccio io? Avevo detto di non tagliarmi i capelli assolutamente. Perché me li avete tagliati? Perché sei bello. Noi siamo parrucchiere. A me non me ne importa nulla che tu sei una parrucchiera. Che poi... vieni qua, vieni. Va bene, per oggi direi basta così, questo negozio deve chiudere. Comunque amici, se vi siete divertiti, vi abbiamo saputo il sorriso, cosa devono fare i nostri amici? Ciao, ve l'ho detto all'inizio, scrivere il canale. Ah, perché hai già parlato all'inizio? Sì. Ah, allora era tutto studiato. Comunque iscrivetevi al canale, lasciate un bel like, attivate la campanella di aggiornamenti perché domani uscirà un altro bellissimo video. Amici, quindi il nostro saluto... Ah, bella, bro! E ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao!